Lo facciamo. Ma eri piccolo, 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 così. Riparte in Gir per Fan. Innanzitutto, quando si svolgerà l'evento? L'evento sarà la data di giovedì 11 agosto. Perché giovedì 11 agosto? Che è un'infrasettimanale. Dopo 2 anni di fermo, naturalmente, Covid, naturalmente abbiamo provato a metterlo a metà settimana, perché il sabato e la domenica ci sono tanti eventi. Quest'anno avremo il carnevale, la festa della birra, perciò abbiamo pensato che in Gir per Fan potrebbe andare anche il giovedì, perché l'esperienza ci ha insegnato che poi anche il giovedì abbiamo avuto tanta partecipazione. E sarà già possibile acquistare i biglietti? Sì, da domani, proprio oggi abbiamo ritirato. Siamo un po' in ritardo, sto Covid un po' ci ha messo in condizioni un po' sempre di correre contro i tempi. Da domani nella città, in vari punti della città, al mare Bagni Sergio, all'ufficio del turismo via Battisti, in piazza e alla sede della Proloco, la cooperativa Tre Ponti. Da domani sono... sperando che tanta gente, tanti fanesi e non fanesi, noi puntiamo in particolar modo sul turista, perché ci auguriamo che i locali, alberghi, campeggi diano voce a questa manifestazione, che praticamente noi come Proloco, che siamo gli ideatori e organizzatori, naturalmente sperando che anche il turista possa vedere la nostra bella città, apprezzare i punti storici della città, con abbinato qualcosa da mangiarsi e da bere, in particolar modo con 6 cantine, col bianchello, il nostro bianchello del Metauro, 6 cantine del territorio che porteranno i loro prodotti. Quale sarà il costo del biglietto? Il costo del biglietto, ci sarà un piccolo aumento, perché come sapete aumenta tutto, il vino naturalmente, che poi abbiamo un prezzo convenzionato, però aumenta. La cartaria, dovete pensare che oggi il decumstabile praticamente ha un costo, naturalmente, perciò abbiamo dovuto portarlo da 20 euro che era il 2019 a 22 euro, perciò abbiamo dovuto fare un piccolo aumento per coprire i costi, perché è aumentato la carne, aumenta tutto naturalmente, tutti i prodotti aumentano e in qualche modo abbiamo dovuto aumentare anche noi.